Si annunciava una dura presa di posizione, la stesura di un comunicato da diffondere a mezzo stampa per lanciare l'ultimatum alla società in debito di 6 stipendi, e invece tutto si è trasformato in una bolla di sapone. E tregua armata in casa Granata, i giocatori della Salernitana hanno deciso di fare dietro front, evitando di rendere pubblico un comunicato nel quale avrebbero proclamato lo stato di agitazione per la mancata corresponsione degli stipendi. La linea comune è stata di concedere altro tempo alla società, che continua a restare con l'acqua alla gola alla ricerca disperata di una cessione, di un passaggio di proprietà a cui sta lavorando strenuamente in queste ore l'amministratore unico Antonio Lo Schiavo. I giocatori, al termine dell'allenamento di stamattina, hanno fatto sapere nel primo pomeriggio di voler concedere altri 3-4 giorni al sodalizio Granata, che ha fatto intuire di voler pagare almeno una mensilità a tutti i giocatori. Non resta che attendere lo sviluppo degli eventi e incrociare le dita. Intanto in giornata Mister Breda non ha lesinato commenti sul futuro Granata e sulla cessione delle quote societarie. Sono in atto delle trattative, dovesse saltare tutto ci è stato garantito che ci sarà un ulteriore sforzo da parte della proprietà per ottemperare quanto dovuto, ha detto il trainer Granata.